Parleremo anche di metodologia legata all'argomento. Adesso brevemente, io ho saltato un po' la sequenza di tiro, no? Ho saltato un pochettino perché voglio tritarvi i maroni con la sequenza. Se avete qualche domanda da farmi sulla patelletta, sullo string, sul... Sì, dai. No, esattamente per... già che io vivo di nudo e sono rispetto a loro nessuno proprio, proprio il fatto delle distanze, come regolarsi sulla patelletta. Beh, intanto, intanto facciamo una cosa veloce. Intanto abbiamo visto l'impugnatura, ormai non ci sono dubbi, no? Questa è una cosa acquisita, l'impugnatura va tenuta con le nocche a 45 gradi, in questo modo, ok? È assodato, ma hanno stabilito che questa cosa, perché guarda caso, in questo modo il punto di spinta è contrapposto a questo osso che si chiama radio, che è contrapposto all'omero, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista anche scheletrico, biomeccanicamente è molto più valido. Quindi io continuo a vedere gente che tira con l'arco così, perché io continuo a vedere gente che tira con l'arco così, mi domanderete voi, non va bene. Allora ritorniamo a quello che abbiamo appena detto, la sequenza di tiro aiuta l'arciere a organizzare il tiro. Essa può essere più o meno articolata in base alla maturità tecnica del soggetto, ma deve essere sempre e comunque rispettosa dei fondamentali. La sequenza di tiro, una serie di azioni, eccetera, eccetera. Ogni arciere deve essere consapevole della propria sequenza di tiro ed essere in grado di riprodurla minuziosamente. Ma ne parliamo ancora. Quando parleremo adesso poi dell'allenamento, scusate. Quindi, questa è la posizione, esattamente come per l'arco olimpico, l'arco pompato. In contrapposizione io mi devo allenare. L'allineamento sul piano verticale. C'è un piano verticale, l'allineamento di spinta e trazione, spinta e trazione, devono stare su un piano verticale, su un piano. Ok? Perché non, se non sono su un piano, la fisica me lo dice, se non sono su un piano spinta e trazione, cioè se io utilizzo l'avambraccio, non trasferisco gli altri cibi dei muscoli dorsali, quindi non porto in allineamento di spinta e trazione sul piano verticale, me ne accorgo da fuori perché vedo che vedo tirare gente così. Se vedo tirare gente così, vuol dire che le forze di spinta e trazione non sono sul piano verticale. Sull'arco nudo è molto più difficile ottenere questo risultato, no? Uno, per mancanza di metodologia e mancanza di tecnica, e cioè magari lo faccio ancorare qua con un omero molto lungo, quindi lo faccio ancorare qua, io ho l'omero molto lungo, e come, quando mai sarò ancorando all'angolo della bocca in contrapposizione? Non riuscirò mai, ma dovrò mettermi in questa posizione, ok? Ci siamo? Domande? Quindi l'ancoraggio, che adesso lo vedremo, varia a seconda di come antropologicamente sono messo. Nell'arco nudo è permesso camminare sulla corda, da qui string walking, perché? Perché più scendiamo, più ruotiamo l'arco verso il basso, più saliamo e più ruotiamo l'arco verso l'alto. Quindi più saliamo verso la freccia, chi disattento morirà, più saliamo verso la freccia e più ruotiamo l'arco verso l'alto, e quindi la freccia avrà una parabola più ampia, più scendiamo più ruotiamo l'arco verso il basso e quindi la parabola sarà più bassa, e quindi per le corte distanze dovremo scendere, per le lunghe distanze dovremo salire, e questo ci arriviamo facendo delle prove. Vi consiglio di utilizzare un serving non così per l'arco nudo. Io utilizzo un serving in cui
sia facile avere dei punti di riferimento. Ad esempio, Diamondback, che è nero con delle sfumature, vi permette di avere punti di riferimento anche sulla corda. Anche se non ci sono dei segni veri e propri, non ci sono dei segni, però il nostro cervello, la nostra corda la conosce, e è molto più facile andare a colpo sicuro a prendere, specialmente a 18 metri, dove notoriamente teniamo. Qualcos'altro? Patelletta. Patelletta io consiglio sempre almeno due strati, cioè che sia bella spessa, piuttosto che pochi strati. Consiglio sempre di prendere abbastanza profondo, ma non troppo, quindi assolutamente su tutte e tre le falange. Perché probabilmente non ti riesci a allineare molto meglio in modo più profondo. Comunque la presa profonda non è che cambia, cosa cambia? Voi sapete benissimo che spessore della patelletta, presa della corda, cambia lo spine dinamico della freccia. Quindi cambiando lo spine dinamico della freccia cambia il volo della freccia, quindi la freccia non va più bene perché te hai cambiato lo spine della freccia. Ma te la freccia si può cambiare in qualsiasi momento, si può modificare, te devi trovare, e voi dovete trovare i vostri allievi, le loro posizioni biomeccanicamente più efficienti per loro. Poi lo strumento, quello la si può limare, non si possono limare le dita. Cioè io non posso, per far volare bene la freccia, prendere in una maniera che non mi è comoda. Non può esistere. Se prendo qua che mi andrebbe magari meglio, ma la freccia va per affari suoi. La freccia va per affari suoi perché prendendo qua io ho cambiato lo spine dinamico, che è quello che conta, non lo spine statico. No, perché spine dinamico e spine statico, sappiamo, no? Cosa vuol dire? Cioè. Quindi. Bravo, grande. Ti amo. Bravo. Ti amo. Perché sembra un po' troppo quasi per scontato. Infatti. Io non è che posso dare tutto per scontato. Allora, sappiamo cos'è lo spine statico. Lo spine statico è poggiare un'asta su due cunei a 28 pollici, applicare un peso di una libra, adesso non mi ricordo più esattamente, vedere di quanto si sposta in 64 di pollice, quando si è spostata è lo spine statico. Quindi lo spine statico è quanto si piega con un sistema fisso. Ed è il valore di riferimento delle tabelle. È il valore di riferimento che sta nelle tabelle, eccetera, eccetera. Di quanto è flessibile questa freccia in modo statico, quindi appoggiata su due cunei con un peso al centro. Ok? Quindi una buona freccia non solo deve essere perfettamente rettilinea, pesare uguale, ma il suo spine deve essere uguale per tutta la sua lunghezza. Quindi deve essere uniforme come flessibilità. E questo si ottiene ovviamente con le frecce costose, perché sono state controllate per tutta la lunghezza. Per l'arco nudo, credetemi, non serve. Noi che tiriamo solo tre frecce a 50 metri, la nostra tecnica applicata a uno strumento talmente imperfetto, le frecce meno costose sono più che sufficienti per avere performance adeguate, quindi non abbiamo bisogno di spendere gran soldi per le frecce. Ovviamente, la freccia è solo il 10% su quello che noi. La tecnica è il 60%, l'arco il 35%, il 30% e il 10% le frecce. Perché non devono andare a grandi distanze, quindi non abbiamo grandi bisogno di grandi performance di frecce. Logicamente non devono costare troppo poco, perché non sono state costruite in modo adeguato,
ma neanche esagerata. Quando mi servirà quel 10%, quando mi servirà? Quando, porca miseria, devo fare 3 punti in più per vincere. Allora, se devo fare 3 punti in più per vincere, effettivamente devo andare anche a cercare il materiale. Se invece devo ancora arrivare a quel livello lì, ad arrivare sempre secondo, che mi mancano quei 3 punti, allora, se ho sempre usato VAP, comprando la CE magari riesco a fare questi 3 punti in più. Se no, non mi serve. Lo spin dinamico cos'è? Lo spin dinamico è che per effetto di come tengo l'arco in mano, come l'ho impugnato, quindi come la mia tecnica, come rilascio le frecce in modo più duro, meno duro, più morbido, meno morbido, quanto è più spessa la patelletta, può far variare la spinta della corda sulla freccia. Quindi sappiamo benissimo che la corda, quando spinge la freccia, è la propulsione che le dà, no? La corda non andrà mai in modo lineare come col compound, che ha uno scalcio meccanico, ma la corda, per effetto delle dita, avrà il famoso paradosso dell'arciere, provocherà il paradosso dell'arciere. Sapete cos'è il paradosso dell'arciere? Una volta si tirava le frecce senza finestra dell'arco, quindi si tirava in questo modo qua. Io devo colpire in quella direzione, ma la freccia punta un bel po' a sinistra. Però, pur tanto che la freccia puntava a sinistra, io colpivo in questa direzione. Quindi, con un angolo di questo tipo. Ok? La punta era posizionata di là, ma andava però in questa posizione, perché per effetto della rotazione delle dita la freccia ruotava intorno all'arco, come funziona ancora adesso, ma una volta che non c'erano le finestre, c'erano solo tipo lombò, funzionava così. Quindi ecco il paradosso dell'arciere: la freccia puntata in un punto ma andava in un altro, per l'appunto si chiama paradosso. Quindi ruota e poi scodinzola e prende la sua direzione e va verso il bersaglio. Per effetto di tutti questi fattori viene modificato la flessibilità della freccia. Ecco perché alla fine della fiera tutte queste attività che svolgono il tiro, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista strumentale, e cioè la patelletta, la corda, il tipo di corda, il tipo di presa, la punta è, facciamo è parte, lasciamola stare la punta, perché anche se va, ovviamente va a modificare come la potenza dell'arco, no, ma parliamo di uno spine dinamico proprio. Una volta che ho impartito in un certo modo propulsione alla freccia, sono andato a modificare lo spine, la flessibilità in più o in meno di quella che è staticamente nominale, e questo mi può far variare la mia freccia anche di due salti di tabella, addirittura in più o in meno. Quindi la stessa freccia, due tecniche diverse. Io ho tranquillamente degli arcieri che tirano ACE 780, stesso allungo, tagliati uguali, e ACE 670, con le stesse identiche libre. Uno, due spine più rigida e uno, due spine più morbida, proprio perché si tirano in maniera diversa e modificano lo spine dinamico della freccia. Qualcuno in più, qualcuno in meno, qualcuno in tabella, qualcuno in più. Quindi non è che io devo per forza modificare, è molto meglio modificare il materiale che non modificare l'arciere se ho una tecnica corretta, perché non siamo tutti uguali e dobbiamo adeguare il materiale alla mia tecnica corretta. Se ho la tecnica corretta, adeguerò il materiale alla mia tecnica. Quindi non c'è un modello a cui io mi devo attenere. E la stessa cosa vale per il punto d'incocco.
porca miseria, il punto di cocco va a un ottavo. Io tante volte sento così da parte degli istruttori, il punto di cocco va dove deve andare, da dove io tiro. Tiller, già che ci siamo parliamo anche del tiller, eh? Visto che non me l'avete neanche chiesto, no, partiamo dal tiller. Allora, il tiller nell'arco nudo non esiste, non deve esistere. Il tiller si mette a zero per due motivi: uno, che non c'è abbastanza sensibilità nel tiro arco nudo per avere una variazione di tiller tale che mi permetta di gestire quello che è in grado di fare il tiller. Due, non è il tiller che fa sincronizzare i flettenti. Chi cavolo me l'ha mai detto che è il tiller che fa sincronizzare i flettenti? Una volta, adesso questi magari aveva un senso utilizzare il tiller, che manca modificabile. Adesso i flettenti le fanno tutti uguali, ve lo assicuro, sono precisissimi, i flettenti non le fanno più a coppia, le fanno tutti uguali e poi le macchiano e sono controllati. I riser le fanno con macchina a controllo numerico, sono super precise le geometrie, quindi il tiller si mette a zero, cosa che fa sincronizzare i flettenti? Il punto di incocco che farà sincronizzare i flettenti. Fisica, eh? È fisica. È il punto di incocco che fa sincronizzare i flettenti. Io dovrò, al limite, se proprio voglio strafare, fare delle... è una tecnica adeguata e sono bravo, cioè sono ripetibile, e ne parleremo quando parleremo di messa a punto, un po' di più. E cioè a 18 metri, anche a 15 metri, sono in grado di mettersi in frecce in un diametro di 20 centimetri. Se io non sono in grado di mettersi in frecce in un diametro di 20 centimetri, la messa a punto me lo può fare anche un altro, è inutile che la faccia io, perché la mia variabile è talmente grande, se parliamo di insiemi, che quello che mi fa la messa a punto ci sta dentro. Non è possibile. E sono due grandezze diverse, cioè quello che la messa a punto è quello che modifica la messa a punto è molto più piccolo della mia cattiva tecnica, del mio errore, ok? Quindi non ha senso. C'è la parte che sono la cui lavorare la pezza. Esatto. Prima. Dimmi. E quando dovete variare il corpo? Ottimo. Quindi io posso agire sul tiller eventualmente, se la mia tecnica è buona, per abbassare il più possibile il punto di cocco, qualora mi risulti più alto del normale. Adesso vediamo qual è più alto del normale. Prima di parlare del punto di cocco più alto del normale, un'altra anomalia che sento, che va anche qua, va contro le leggi della fisica, ragazzi, Newton non l'ha ancora sotterrato nessuno. In un sistema chiuso, le forze applicate si dirigono verso la parte di minor resistenza. Ok? Se io prendo qua, quale sarà qua, sotto il punto di incocco? Quale sarà il flettente più impegnato? No, è quello superiore, perché c'è minor resistenza. Allora, nell'arco nudo, se proprio vogliamo strafare, se vogliamo delle prove, dovremmo sempre impegnare un pochettino di più quello superiore. Se il nostro ancoraggio fa sì che noi abbiamo uno stream molto basso, ma lì ne parliamo, apriamo qui un altro discorso. Qual è il punto di incocco accettabile?
Allora, io ho tirato e ho visto tirare anche con 7 ottavi di punto di coma. 7 ottavi vuol dire quasi un pollice. Allora, il punto inferiore. Più 7 ottavi, più 7 ottavi del primo punto. Ok? Diciamo che io non mi fossilizzerei troppo sul fatto di avere un punto di incocco troppo alto, e per troppo alto intendo dire 3, 4, 5 ottavi. Potrebbe essere più che naturale. Se oltre i 3, 4, 5 ottavi, io proverei a modificare il tiller per vedere se siamo stati scarognati. C'è qualche problema sui flettenti, provo a girarli, provo a invertirli, provo a vedere cosa succede, a vedere se riesco ad abbassare un pochettino il punto di incocco. In caso contrario non me ne farei un problema. Io ho tirato anche con 7 ottavi, un indoor, vabbè, con frecce di alluminio completamente fuori spine, ma però non fa tutto il centro, ve lo assicuro. Qualche dubbio? Sì, tanto. Il punto di incocco, ma sono insegnato. Il punto di incocco deve stare un ottavo. No. Quando si va a insegnare la corda, con l'arco nudo si gira sulla corda. Quindi il punto di incocco come influisce in questo caso? Influisce. Certo. Influisce perché? Ma se io tiro in questo modo qua, vedete. Cosa succede? La freccia, qua c'è un angolo e quando lascio andare si forma l'angolo di spinta, quindi ci sarà sempre un alzamento della freccia. Saltiamo anche a messa a punto, ma sì. Ma non dobbiamo fare. Quindi, se è vero come è vero, che nel rilascio manuale abbiamo il paradosso dell'arciere, e la prima piega che alla freccia per poter lo scondizionamento che abbiamo verso il bersaglio, l'abbiamo visto in tutti i filmati, è sul piano orizzontale, ok? È vero? Non c'è dubbio su questo, è sul piano orizzontale. Quindi sappiamo anche che l'andamento sul piano orizzontale, adesso lo porto sul piano verticale per farvelo vedere, e per ventri e nodi, si chiama così, ventri e nodi, è un andamento sinusoidale. Cosa vuol dire ventri, cosa vuol dire nodi? Ventri sono i massimi positivi e negativi, i nodi sono quelli che stanno sempre a zero, ok? Quindi ci saranno dei punti più o meno messi in questa posizione qua, dipende dallo spine della freccia, dal tipo di freccia, dipende da un sacco di fattori, in cui questi due nodi stanno sempre a zero, quindi viaggiano in modo così orizzontale, ma ci sono due punti che sono sempre a zero. La messa a punto dell'arco, lo spine perfetto dell'arco, sarà quello che mi permette di avere, indipendentemente dalle flessioni, di avere i nodi. Nell'arco olimpico abbiamo due nodi, nell'arco compound abbiamo quattro, anche a volte anche di più, quindi abbiamo una flessione sinusoidale invece nell'arco olimpico e nell'arco nudo una sola, in cui i due nodi devono stare perpendicolari al centro del bersaglio. Allora ho raggiunto la mia messa a punto, nel quale ci sarà pure questo scondizionamento che vuole, ma i due nodi sono in perpendicolare al bersaglio e la freccia andrà. Il bottone
di pressione mi serve per l'appunto per variare, di poco la prima piega, no? Quindi la prima piega, non essendo rigido, l'ideale sarebbe anche non avere un bottone, avere un center shot perfettamente rigido e avere uno spine perfetto. Non c'ho bisogno del bottone. Se io ho un rilascio sempre uguale e perfetto e ho una freccia con lo spine perfetto, non ho bisogno del bottone di pressione. Il bottone può essere impiegato, non avrei bisogno. Il bottone di pressione, la variazione della molla, quindi una pressione, me la dà sulla prima piegatura in modo tale rendere ottimale la perpendicolarità dei due nodi verso il bersaglio, qualora non fossero perpendicolari, se no la freccia viaggerebbe così scodinzolando o viaggerebbe così scodinzolando, quindi me la raddrizza, mi raddrizza i nodi in modo tale che la freccia abbia meno attrito con l'aria, sia più precisa nel volo verso il bersaglio, ok? Sempre grazie anche allo spine dinamico e grazie al bottone. Nella messa a punto si utilizzano le aste spennate, perché si utilizzano le aste spennate? Perché una freccia rigida senza penne tende a scodinzolare verso sinistra, una freccia morbida senza penne tende a scodinzolare verso destra. Questo è un dato di fatto. A noi ci basta quello, no? Una volta messe le penne, questo argomento si minimizza. Ecco perché tiriamo le frecce spennate e le frecce impennate. Le frecce spennate andranno nel centro perché abbiamo minimizzato il cattivo spine, ma con la freccia spennata l'abbiamo enfatizzato e quindi vediamo le due differenze effettive. A noi ci interessa moltissimo il punto di incontro, quindi con la spennata prima di tutto dobbiamo capire, tiriamo 15 metri, va benissimo, dobbiamo capire se i flettenti chiudono nello stesso modo, e questo lo capiamo solamente se la spennata è alla stessa altezza dell'impennata, prima di tutto. Dopodiché andiamo a capire qual è il nostro spine dinamico ottimale, se la freccia è troppo rigida, la freccia è troppo morbida, per il nostro modo di tirare. Quando si parla di spine dinamica si parla del risultato proprio del tiro. L'analisi del volo della freccia. Sì, più che l'analisi del volo della freccia, io come la tiro io la freccia, modifico lo spine stand. Tutta una serie di attività fisiche e di materiali, patelletta, eccetera, eccetera, modo di tirare, modificano lo spine statico e per l'appunto diventa spine dinamico, che può essere le due cose. Quasi mai coincidono, quasi sempre hanno bisogno di una sistemazione, o aumentando la potenza dell'arco, diminuendo la potenza dell'arco, aumentando la punta, diminuendo la punta, anche se, credetemi, teoricamente si dovrebbe fare il contrario, cioè io dovrei progettare la freccia ottimale, vale di più per l'olimpico e il compound, per l'arco nudo possiamo agire sullo strumento, ma teoricamente per olimpico compound si dovrebbe progettare la freccia ideale e dopodiché variare il resto per renderla compatibile con la freccia ideale. Olimpico compound. Nell'arco nudo abbiamo più margini, perché possiamo anche tenere fuori i 10 cm la freccia dal riser. Non abbiamo il clicker, non abbiamo la freccia la lungo più un pollice e tre quarti, possiamo tranquillamente tirare con frecce così, quindi possiamo comprare frecce un pochettino più lunghe e tagliarle un centimetro alla volta e fino ad arrivare a quello che ci interessa, no? Poi magari piano piano arriviamo ad avere magari la freccia qua, non ce ne frega niente, non abbiamo un clicker da dover uscire. Invece olimpico e compound hanno delle misure ben precise, perché uno l'olimpico ha il clicker, quindi la freccia più di tanto non può essere lunga, e il compound, anche il compound deve avere delle misure precise, non può avere la freccia troppo in là dal suo resto.
no? Vai. Secondo me, i punti di corpo